Ciao ragazzi, eccomi qua anche oggi, vi presento un nuovo tutorial per la realizzazione degli Shocky Band Bead Fusion. Oggi andremo a realizzare la forma della pizza. Prendiamo il nostro telaio rotondo e andremo a riempire l'esterno con il marrone. Ovviamente cercate un colore che non sia troppo scuro. Come vedete ho qualche problema perché stirando il mio telaio si è squagliato. Adesso andremo a riempire a piacere la nostra pizza, quindi alternate il bianco e il rosso della mozzarella, non proprio perfetto. La potremo farcire a piacere o comunque mista, quindi potremmo sbizzarrirci a fare tipo la capricciosa, la margherita, quella col salamino piccante, come volete, basta che andrete a riempirla a piacere. Arrivati a questo punto, ragazzi, avete due alternative. O finite a riempire il vostro piatto di pizza, oppure, come adesso andrò a fare io, andremo a togliere questi e andremo ad avere una pizza senza un trancio, che servirà a darci l'idea di una pizza al piatto mentre uno la mangia.
Quindi andiamo a levare i beads messi di più che ci hanno aiutato a completare il disegno. Adesso andiamo a stirare la nostra pizza. Ed ecco la nostra pizza al piatto finita. Andiamo a staccarlo molto delicatamente. Aiutiamoci con una pinza perché scotta. Ed ecco il nostro piatto di pizza senza uno spicchio. Anche per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao!